Secondo me la sconfitta non ci sta. E poi in queste dimensioni non ne parliamo proprio. Ho l'impressione che un paio di gol siano anche colpa del portiere, che secondo me è arrivato, è arrivato il momento che deve riposare un po'. Anche l'ultimo gol con il passaggio a Braderic senza guardare. Oddio, almeno fino all'1-1 ha giocato bene, ma poi non è con l'Inter che dobbiamo fare i punti. Vabbè, andrà meglio la prossima volta. Niente, una serenità a dir poco buona, però fino a un certo punto, perché poi dopo non abbiamo capito più niente. Quando è entrato Lautaro, 0. Spero che Sousa cambierà qualcosa, perché non se ne può più. Grazie. Una tifoseria così non merita una squadra indignosa come questa. Si deve cambiare sicuramente. Il mercato è stato vergognoso. L'importante è che finite le ricerche, che i giocatori giocano contro l'allenatore. Stasera abbiamo avuto la dimostrazione. Finimmo questo dam, perché sennò questa squadra la portiamo veramente in Serie B. I social, i giornalisti, i televisivi, i giocatori oggi hanno dimostrato che non giocano contro l'allenatore. Solo questo lì, 4-0, 1-0, 3-0. Comunque è stata una bella serenità e se giocheremo così a Monza vinceremo. Purtroppo due erroracci ci hanno penalizzato oltre il dovuto, il risultato è troppo severo, assolutamente. Io spero che non che non calcino via Sousa, perché sarebbe assurdo. No, gliel'ha data anche il portiere, nostro. Meritava pure la vittoria, però secondo tempo la squadra non è esistita proprio in campo. Gli errori di Oceao ci stanno demoralizzando ogni partita. Però dico che questa è una squadra che non merita la Serie A, come sta giocando, non la merita la Serie A. Perciò chi ha sbagliato deve pagare. Sicuramente non meritava 4 gol, perché credo sia stata la miglior partita dall'inizio della stagione, almeno per intensità, per aggressività, e ovviamente poi quando giochi contro dei campioni gli episodi possono girare male ed è andata così. Forse il risultato più giusto non sarebbe stato un pareggio, ma sicuramente non una sonora sconfitta come questo 4-0 che non credo meritiamo. Speriamo nella prossima. Forse no, anche se ha giocato benissimo, il problema è che abbiamo giocato contro l'Inter. Il problema non è la serenità, ma è l'Inter, che era nettamente più forte. Ci sta. Mettiamola che si sono emozionati, perché così la dobbiamo mettere, perché abbiamo giocato più noi che loro. La prima azione, la roba mi dovete correggere voi, la prima azione, gol. Loro, siamo stati anche sfortunati. Il mister si deve svegliare un po', perché i giocatori ce l'abbiamo, le qualità ce l'abbiamo, ma non vengono sfruttate. Sì, il primo tempo ha giocato benissimo, poi purtroppo si è perso, non ci possiamo fare niente, purtroppo l'Inter è forte, Lautaro è un ottimo giocatore e ci dispiace, ci rimane solo l'amaro in bocca. Se non avesse annullato l'1-1 sarebbe stata tutta un'altra partita, purtroppo con l'ingresso di Lautaro è cambiata totalmente la partita, speriamo in un'ottima ripresa in un buon proseguo di campionato. La Salernitana meritava il pareggio? No, perché non se lo meritava per come ha giocato. La Salernitana diciamo non ha meritato, perché l'Inter ha dominato dal primo minuto, ha avuto qualche occasione, ma poi alla fine è uscita la forza e la squadra che è la squadra di Milano, cioè l'Internazionale, quindi meritato a la vittoria dell'Inter. Respira, capito? Come un figlio respira, quindi non c'è possibilità. No, diciamo che la maglia è la Salernitana, ma è cucita la fede nell'azzurro. Sì, allora è stata una bella partita. A me è piaciuta molto fino al 61esimo. È piaciuta molto, ha lottato. Attenzione. Poi Ochoa non so che cosa gli ha preso. Castagnos non so per chi ancora giochi. Abbiamo perso con dignità, fino al 61esimo è stata una bella serenità. Il primo tempo abbiamo giocato bene, però appena è entrato Lautaro non abbiamo capito più niente. Cabral e Martegani sono stati più attivi dal punto di vista offensivo, sono stati più pericolosi. Sì, assolutamente, mi dava anche qualcosa di più del pareggio. Con il gol annullato a Legowski, incredibile, con poi azioni abbiamo dominato per tutto il primo tempo. L'Inter ha fatto giusto qualche azione così, ma niente di che.
ha avuto solo fortuna. Ovviamente Lautaro è un giocatore importantissimo e ci ha fatto quello che doveva fare. Ochoa oggi non c'era, però non c'era proprio la partita, non c'era di A. Non commentiamo perché alla fine è andata peggio di quello che il primo tempo ci ha fatto quasi attendere, perché anche un pareggio poteva essere un inizio e uno slancio, però alla fine è nulla. Abbiamo fatto un primo tempo molto buono, un secondo tempo così, è stato praticamente Salernitana vs Lautaro, ma va bene così, dobbiamo continuare a lottare e a Monza dobbiamo vincere. Allora, i giocatori della Salernitana si sono caricati grazie alla coreografia della curva. Un grande applauso sempre alla curva, instancabile, sempre meravigliosa. Voto alla coreografia? Ma non c'è voto, più di 10 lode. Farà sempre, nemmeno la Serie A, ma proprio i mondiali. La curva sud vince i mondiali. Volevo fare un appunto al questore. Per quanto riguarda la sicurezza, un punto di domanda. Come mai si pensa tanto alla sicurezza recludendo i tifosi avversari all'interno di un settore molto ristretto della curva nord, e poi non si fa caso che quando ci sono queste partite contro le big i tifosi avversari sono all'interno dei settori di casa? Ed è una cosa che purtroppo può generare, come è successo in tribuna, delle difficoltà, delle situazioni spiacevoli dove chi ci rimette sono soprattutto i bambini. Ho sentito, ma questa Salernitana meritava il pareggio? Assolutamente sì, perché se tu hai visto la partita, prima di prendere il primo gol, Cabral in aria ha sbagliato un gol fatto, se vogliamo. Purtroppo, come si dice, gol sbagliato, gol subito. Però io credo che non dobbiamo rassegnarci, perché comunque dobbiamo ripartire dal primo tempo, perché è stato un bellissimo primo tempo. È chiaro che poi tu giochi contro una squadra che è purtroppo stellare. E a due faccio squadre. Una battuta, siamo andati meglio del Milan. Il Milan ne ha presi 5, noi abbiamo presi 4. Però che dobbiamo fare? Siamo abituati a combattere e dobbiamo stare vicino alla squadra in questo momento, perché solo con l'aiuto dei tifosi possiamo tirarli fuori da questo momento difficile. Per noi Ochoa l'anno scorso è stato un grande, però io penso che quest'anno sta facendo diversi errori. Anche il gol di Empoli un poco colpa sua, è la pura verità. Allora io in questo momento dico solo una cosa: combattiamoci tutti, perché noi da una vita che seguiamo la Salernitana le prime partite dobbiamo sempre soffrire e poi ne usciamo. Le partite finiscono al 90, però ricominciamo da questi, dal primo tempo e metà del secondo tempo, e cerchiamo di recuperare sperando che a gennaio siamo ancora agganciati, e poi con un po' di fortuna in più con gli arbitri, perché parecchi falli 50 e 50 li dava tutti all'Inter.